Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Questa volta farò una ricetta di Stefano Cavada, che è uno chef altoatesino. Come sapete, sono appassionata dell'Alto Adige, come si vede anche dalle mie spalle, dai lavori in legno, eccetera. Andiamo tutti gli anni in vacanza su nella Val Aurina. E quindi mi piace anche gustare i loro piatti, eccetera. Questa volta però con questo libro che ho comprato di Stefano Cavada, voglio iniziare con un dolce, quindi un plum cake allo yogurt e lamponi. Naturalmente la sua ricetta, lui usa il burro altoatesino, lo yogurt altoatesino, ma io per forza di cose ho fatto delle varianti alla ricetta. Bene, seguitemi. Allora, ho preparato tutti gli ingredienti. Naturalmente io non ho i lamponi, anche se volendo si trovavano in commercio, e quindi userò la composta di lamponi. Il burro anche non è altoatesino, però è danese. Ecco, questa è la composta di lamponi che mi ha regalato un'amica su in Alto Adige, un'amica del posto, c'è pochissimo zucchero, fatta da lei proprio con i lamponi del posto. Bene, io adesso seguirò alla lettera la ricetta di Stefano, quindi che dice, vedete, di frullare lo zucchero con il burro morbido. Mi raccomando, deve essere morbido, vedete, a me si doveva ammorbidire un pochino di più, anche se io di solito lo zucchero lo frullo con le uova e poi aggiungo il burro, però per rispettare la ricetta farò come ha scritto lui sul libro. Una volta frullato bene, io qui ho accorciato un pochino i tempi, quindi fatto ammorbidire bene burro e zucchero, aggiungo le uova e continuo a frullare fino a che il composto non diventa spumoso. Quindi frullo per benino, pulisco ogni tanto. Se volete potete fare anche con l'impastatrice, con la frusta, oppure con un robottino se ce l'avete. Io ho frullato a lungo fino a che vedete il composto è spumoso. Poi aggiungo il succo di limone, questi sono i miei limoni. Ho grattugiato la buccia e spremuto il succo. Metto il pizzico di sale. Questo è lo yogurt, però io uso il mio kefir. Parla di yogurt, quindi usate tranquillamente uno yogurt normale. Io lo faccio da me con il kefir e quindi ho messo il kefir. Bene, poi metto i 2 cucchiaini di lievito in polvere, e giro con la frusta a mano questa volta. Dopo, una volta montato bene l'impasto, continuo con la frusta a mano. Setaccio la farina e incorporo bene, giro bene fino a che il composto non diventa bello senza grumi. Piano piano, ok. Nel frattempo ho già imburrato uno stampo e sotto ci ho messo, ritagliato un pezzetto di carta forno, così poi non ci saranno difficoltà quando lo tiro fuori. Bene, io direi che è pronto. Ora metto uno strato. Allora, nella ricetta Stefano, se avevamo i lamponi, dice di mettere i lamponi sul fondo. Però in questo caso io non ho i lamponi, devo mettere la composta, quindi metto uno strato di impasto e poi metto dei piccoli, vedete, a cucchiaiate piccoline di composta di lamponi. Poi copro con un altro strato. Si potrebbe provare anche con i mirtilli, quelli è più facile trovarli nei grandi supermercati.
La prossima volta penso che ci proverò. Ho coperto e poi farò un altro strato di marmellata, quindi ci sono venuti due strati. Ecco qua. Oppure se trovate, andrebbe bene anche quelle composte di lamponi dove ci sono proprio i pezzi di lamponi grandi. Diciamo che il procedimento è lo stesso che trovate sulla ricetta sul libro di Stefano Cavada, però io ecco, ho cambiato un pochino proprio perché non mi trovavo gli ingredienti giusti, però possiamo riprovare, no? Ok, adesso ricopro. Di nuovo con l'impasto rimasto. Bene. E poi il forno che già è arrivato a temperatura a 180 gradi. 180, io lo metto statico, quindi abbasso un pochino a 170. E vado ad infornare così com'è, tanto poi l'impasto si aggiusta da solo. Il forno l'avevo messo a 180 gradi ventilato, poi ho abbassato subito a 170. Ci sono volute pressappoco 50 minuti, ma come sapete dipende molto dai vostri forni, quindi un'oretta per cuocerlo per benino. Dopo averlo fatto raffreddare un po', l'ho tirato fuori dallo stampo ed ora spennello con la composta con la stessa composta che ho messo dentro di lamponi, lo spennello ancora tiepido e poi ci vorrebbero le lamelle, nella ricetta parla di lamelle di mandorle. Ma io mi trovavo questa granella, quindi volevo finire di usarla e ci metto la granella di mandorle. Si presenta bene lo stesso con la granella. Bene, aspetto che si raffreddi un pochino e poi vado a tagliare la fetta. Beh, io direi che è venuto bene, molto buono e profumato. Ringrazio Stefano Cavada per averci suggerito questa ricetta e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti!